vedete sempre gli schemi da questo punto di vista. Voi lo schema dovete pensarlo come non un qualcosa, ok, ho chiuso lo schema, che bello, un qualcosa di irraggiungibile. Sfidatevi, fate qualcosa che sulla carta dite 5x15 con 5 pizze e mezzo, questa non la chiudo sicuro, e poi cercate di chiuderla. Ora, quello che succede è, se non la chiudete, avete raggiunto l'obiettivo, perché avete siete arrivati a un alto grado di effort. Se invece la chiudete, la prossima volta aumentate il carico. Perché aumentate il carico? Perché se l'avete chiusa, state troppo leggeri, ok? Avete chiuso uno schema che pensavate essere impossibile, era uno schema possibile. Non va bene così. In sala le cose che dovete premeditare sono cose impossibili, perché questo è il punto. Io vado in sala e devo pensare, ok, cosa posso fare che non mi aspetterei di fare? Perché se riesco a farlo, o se riesco a avvicinarmi a quel livello, allora cazzo sto spingendo il corpo al limite, perché guarda che cazzo ho combinato, guarda che cazzo ho fatto. Lo sto spingendo oltre, sto andando oltre quello che è immaginabile per me, sulla carta. Quindi le cose vanno alla grande in questo modo. È un modo per spingere ancora di più. E se chiudo questo qualcosa, se chiudo questo schema, mi sono sottovalutato. Cazzo, che è? Un elemento, una cosa che posso sostenere. Non è questo il punto. Io devo fare cose che non posso sostenere. Perché è là che il corpo dice, cazzo, c'è bisogno di adattarsi. Perché qua mi sta sottoponendo uno stress dal quale mi devo adattare, uno stress che non riesco a sostenere. Quindi questa è la vostra sticella, stare sempre qua. Dovete cercare di raggiungerla ogni volta. Se non ci riuscite, aumentate il tiro. E ovviamente, se io riesco a chiudere, l'ultima non sarà da 15, l'ultima sparo tutto quello che ho in cazzo, in canna. Ogni singola ripetizione con canna, sparo ogni cosa che ho. Perché cazzo, ho fatto una cosa troppo facile, rendiamola più difficile, spariamo tutto, andiamo oltre il limite. Ho fatto 5x15, ah, sai che c'è? L'ultima non ne faccio 15, ne faccio 20, ne faccio 25, ne faccio 30. Vado oltre, vado sempre.